Ecco, ti auguro una buona giornata e vorrei anche questa mattina proseguire con te questa riflessione, preghiera per una nuova castità. Ecco, vorrei innanzitutto dire ai più grandi, come me, a tanti genitori, tanti insegnanti, che con pazienza, con fiducia, con coraggio, dobbiamo entrare nella ricerca di una nuova pedagogia della castità, più profonda di un tempo, anche un pochino diversa, perché mentre un tempo alcune cose si capivano, si assimilavano quasi implicitamente nell'ambiente di famiglia, un po' nella chiesa e nella scuola, oggi non è più così. I nostri ragazzi, i nostri giovani sono in un mondo, diciamo, diverso, dove già da piccoli vedono tante cose, sentono tante cose, anche riguardanti, i rapporti personali, la sessualità, eccetera, eccetera. E quindi noi dobbiamo avere, un po' il coraggio, il cambiamento di, approfondire questa realtà. Non possiamo campare di rendita. Ecco perché quello che noi abbiamo assimilato quasi implicitamente di valori, di norme morali, oggi per essere trasmessi hanno bisogno proprio di un approfondimento, di un'argomentazione e anche di una forte testimonianza più matura. In più, oltre a questo cambiamento del mondo, c'è anche un cambiamento un po' del livello della scienza, di certe scienze biologiche, genetiche, eccetera. Ecco, e quindi anche dobbiamo avere questa apertura, ricordando che la scienza sicura, non quella un po' deviata, ma la scienza sicura è sempre, può essere sempre un aiuto dell'uomo. Ricordiamo anche che le scienze umane, non hanno una certezza matematica. Le scienze umane della psicologia, della psichiatria, in alcune cose hanno una sicurezza a livello chimico, eccetera, ma sono limitate, sono carenti perché non possono rispondere alle domande di senso profondo e di significato che viene un po' dalla filosofia e soprattutto a noi dalla rivelazione. Ecco, quindi questa apertura alla novità. Stamattina mi fermo, diciamo, a riflettere su una obiezione che ho sentito proprio 2 giorni fa da una mamma, che ha una figlia, diciamo, sui 20 anni, e lei diceva di una sua amica che aveva una relazione omosessuale, piuttosto forse un po' romantica, ma diciamo di questo indirizzo. E quando la mamma le diceva, vedi che non va bene questo, lei diceva, ma se si amano, perché non possono stare insieme come fidanzati, come mezzi fidanzati, eccetera. Ora questa è un'obiezione che non solo c'è tra alcuni nostri giovani, i nostri ragazzi, ma anche in certi ambienti della cultura. Ed è bene esaminarla questa obiezione, perché c'è una parte buona e una parte cattiva. La parte buona è questa idea, diciamo, complessiva dell'amore, che l'amore è una luce per la vita, è una cosa importante. E dal punto di vista della fede cristiana, della rivelazione, noi dovremmo dire il doppio. Possiamo dire che l'amore è la cosa più importante di tutti ed è quella che stabilisce la nostra crescita, la nostra maturazione complessiva. E San Paolo dice anche che la carità, che è l'amore di Dio, non solo quello umano, in noi è ciò che resta della nostra vita, mentre tutte le altre virtù, la professione, i soldi, la cultura, la profezia finiranno nell'ora della nostra morte. Ecco, però dove sta l'errore grave di chi dice, siccome si vogliono bene, possono stare insieme e anche avere una interazione affettiva che implica in qualche modo la sessualità, la potenza genitale. L'errore profondo sta nel fatto che questo non è autentico amore, è un sentimento amoroso.
è un sentimento amoroso. L'amore vero ha bisogno anche, oltre che del sentimento, di una comprensione profonda di ciò che è bene per l'altro, di ciò che è bene per me. Io mi devo chiedere, questa relazione amorosa che io ho, alla fine è un bene autentico per la persona o è semplicemente un momento di piacere, di consolazione passeggera che poi porta a un degradamento della persona, a un regresso della sua capacità di amare? Amare è fare del bene, volere del bene alla persona, portarla avanti verso il bene. Quando tu con una persona, in nome dell'amore, la porti intanto a un legame profondo e sbagliato con te, che spesso lo chiude agli altri, ma soprattutto lo porti a un uso della potenza sessuale generativa sbagliata, gli fai un grande danno e lo fai anche a te. Questo non è amore, ma è una forma di egoismo, camuffato, camuffato. È una forma di piacere che alla fine non porta la persona alla felicità, ma la distrugge. La distrugge. Abbiamo compreso meglio, forse, nelle meditazioni precedenti, ma le possiamo comprendere anche con una riflessione sulla nostra persona. Possiamo capire che la sessualità fondamentalmente, principalmente per la trasmissione della vita, non è per un momento di piacere, perché il Creatore che ci ha fatti ci ha dato la possibilità di diventare padri e madri, di generare la vita, che è la cosa più grande che c'è sulla terra, attraverso l'esercizio della sessualità. Perché le norme della Chiesa dicono che l'esercizio della sessualità volontario, cosciente, umano, è collocato bene solo nel matrimonio stabile? Perché questa è la condizione nella quale i figli normalmente, diciamo salve situazioni negative per altre ragioni, possono essere custoditi e cresciuti in un modo buono, completo, umanamente affidabile. Ecco, la sessualità non è per un momento di piacere, neanche per avere una compagnia. Questo bisogno di compagnia, lo tratteremo a fondo un'altra volta, che è molto umano e molto importante, noi dobbiamo espletarlo senza implicare l'esercizio della sessualità. La sessualità non ci è data per un po' di compagnia, ci è data per una relazione speciale profonda con chi sarà il padre dei miei figli, la madre dei miei figli. Invece questo bisogno di compagnia, anche di stima, di affetto, di comprensione, dobbiamo cercarlo a livello di sviluppo di una vera amicizia con più di qualcuno e nella chiesa di un'autentica fraternità cristiana basata sulla fede nell'amore di Dio. Ecco, ti invito un po' a riflettere su questo e anche sempre chiediamo al Signore che ci aiuti ad avere questa comprensione più profonda del cammino da fare e anche da proporre in qualche modo ai nostri figli e ai giovani del nostro tempo. Preghiamo tanto per loro, non ci scoraggiamo, perché Gesù ha detto anche io ho vinto il mondo e il Signore in questo clima di confusione tante volte mette nel cuore anche dei giovani un'intuizione, fa nascere anche dei santi in mezzo a questo mondo, a questa condizione difficile. Tra l'altro tra poco, a ottobre, mi pare il 10 o l'11 d'ottobre, sarà beatificato un ragazzo di 15 anni che si chiama Carlo Acutis, il quale tra l'altro veniva da una famiglia che era credente ma non praticante. Ecco, per dire come lo Spirito Santo anche in questo mondo, così tra i giovani a volte, fa qualcosa di grande. Dobbiamo pregare perché avvengano sempre di più queste cose belle e positive. E quando i nostri giovani ci ascoltano, perché non sempre ci ascoltano, ma tante volte ci ascoltano, dobbiamo avere il coraggio di parlare chiaro, con amore,
quasi con tenerezza, se si può dire così, perché capiscono che gli vogliamo bene, ma dobbiamo dire la verità, perché l'amore alle persone ha bisogno anche della verità. Non si può separare la verità dall'amore e il disastro di una certa cultura avviene proprio per questo, una concezione dell'amore senza verità. Quella non è amore vero, è un inganno di sé e a volte degli altri. Ecco, per questo preghiamo sempre la Madonna che non mancherà di aiutarci. Diciamo insieme Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringrazio perché ci hai benedetti col dono della vita, col dono preziosissimo della sessualità, con la potenza che hai messo nel nostro cuore, nel nostro corpo, di diventare padre o madre, e ci dai anche la grazia in questo tempo di confusione di conoscere meglio la tua volontà sulla nostra vita e anche il mistero della nostra persona. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti auguro una santa giornata. Voglio dare un appello, un invito a quelli che sono venuti mercoledì per la scuola di preghiera che abbiamo chiamato anche scuola della parola, corso biblico. Io intendo fare un gruppo, una chat di queste persone per seguirle meglio perché è un cammino profondo ma anche un po' impegnativo e quindi chiedo di segnalare a Roberto il nome e il proprio numero di WhatsApp affinché vi possa raggiungere quando ho bisogno. Buona giornata.